Se non sbagliato dovrebbe venire fuori circa 0,1 mm al secondo. Quindi se voi prendete un filo di un millimetro diametro di rame, filo di rame, Q', e ci mettete un ampere, che è una pella corrente, quindi l'area del filo è pi greco per raggio al quadrato, quindi mezzo millimetro al quadrato. Ogni portatore di carica è la carica di un elettrone. Qual è la densità di elettroni espressi al centimetro cubo? Sono quasi 10 alla 23, 8 per 10 alla 23. E se mettete dei numeri dovrebbe venire fuori, se non ho sbagliato, circa un decimo di millimetro al secondo. Questa è la velocità di deriva, che in inglese si dice drift, la deriva dei continenti, no? Continental drift, la deriva degli elettroni, la velocità di deriva, la velocità di drift. Drift, deriva. Invece la velocità termica degli elettroni è circa un milione di metri al secondo, 10 alla 6, molti ordini di grandezza. Quindi gli elettroni stanno facendo così, ma c'è questo moto molto lento dovuto a evidentemente qualcosa che sospinge gli elettroni, e quello è un campo elettrico. Quindi dovete sempre ricordare che l'effetto di un campo elettrico su una carica è questo. L'effetto del campo elettrico su una carica, ci sarà una forza. Questo pezzo della forza di Lorentz, questa è la forza di Lorentz, questo pezzo della forza di Lorentz, se volete la potreste chiamare, non so, la forza elettrica. Questo pezzo della forza di Lorentz, se volete, potete chiamarlo la forza magnetica. Quindi una carica in presenza di un campo elettrico è un campo magnetico, sentirà una forza di Lorentz. La parte elettrica nasce dall'interazione della carica col campo elettrico. La parte magnetica di questa forza nasce dall'interazione della carica in moto col campo magnetico. Deve essere molto chiaro che se la particella è scarica, cioè se è neutra, se non ha carica elettrica, voi potete avere i campi elettrici e magnetici più intensi che volete, ma la particella non sentirà alcuna forza. Sentirà forza solo se la particella è carica elettricamente. La forza magnetica la sente nella misura in cui il corpo si muove. Per sentire una forza magnetica, la particella si deve muovere. Una particella ferma, immersa in un campo magnetico spaventosamente forte, non sente alcuna forza. Per sentire la forza, la particella si deve, oltre a essere carico, deve essere in moto. Ma notate che è un prodotto vettore. Questo vuol dire che per sentire una forza magnetica, la velocità deve essere storta rispetto a B. Se la velocità è parallela o antiparallela a B, la particella non sentirà alcuna forza, chiamiamola magnetica. Per esserci una forza magnetica, la particella deve essere storta rispetto al campo magnetico. Ok? Prime cose da notare. Questa vorrei dire qualche parola. Per provocare un'accelerazione nella carica, almeno immaginate una carica ferma, inizialmente in quiete. Se si trova in un campo elettrico, comincerà ad accelerare, acquistando quindi velocità, e se per caso c'è un campo magnetico, allora sentirà anche una forza magnetica. Ma finché non è ancora in moto, non sentirà una forza magnetica. Quindi per muovere la particella, che magari inizialmente è ferma, avete bisogno
di una forza elettrica, di un campo elettrico. Allora, questa idea è che se voi avete una carica che potenzialmente è libero di muoversi, e per farlo muovere avete bisogno, al di là del suo moto termico, che potrebbe avere semplicemente perché il corpo è caldo e lui viene sballottolato da altri elettroni o da altri atomi, pensate a una situazione in cui un portatore di carica nel vuoto, non c'è nessuno vicino alla quale lui può essere sballottolato, ok? Là, solo. Se volete farlo muovere dovete applicare un campo elettrico, questa è l'idea. Ci sono molti materiali, ascoltate, è importante questo, quello lo dirò un altro momento, più avanti, forse una settimana. Questo è il primo assaggio. Ci sono molti materiali dove, se voi volete avere una densità di corrente, abbiamo capito cos'è una densità di corrente, sono cariche in movimento. Se voi volete avere una densità di corrente, quindi una corrente elettrica, dovete applicare un campo elettrico. Se volete avere cariche in movimento, dovete applicare un campo elettrico. Applicando un campo elettrico sentiranno una forza e si metteranno in moto. Se non c'è un campo elettrico, non si muoveranno. Questo è un po' lo spunto. Ci sono molti materiali dove la densità di corrente è proporzionale al campo elettrico. Cosa vuol dire? Che se il campo elettrico è zero, non avete densità di corrente. Se applicate un campo elettrico, creato da sorgenti messi altrove, i portatori di carica si metteranno in moto, avrete una corrente. Se volete raddoppiare la corrente per un dato materiale, raddoppiate il campo elettrico. In quel senso è proporzionale. Per molti materiali il campo e la corrente, la densità di corrente, è proporzionale al campo elettrico. E il simbolo di proporzionalità si scrive di solito così, con un sigma e si scrive così. Questo è chiamato la conducibilità. E i materiali che sono fatti così sono chiamati materiali ohmici, in onore del signor Ohm. Quindi materiali ohmici, in onore del signor Ohm. Cosa vuol dire? Dunque, materiali ohmici, i metalli, la plastica, il legno, l'acqua, moltissimi materiali, pazzesco, la quantità di materiali che soddisfano questa cosa qua sono veramente tantissimi materiali. Non tutti i materiali sono ohmici, ma ce ne sono tantissimi che lo sono. Cos'è un materiale ohmico? Vuol dire che se voi aumentate il campo elettrico dentro il materiale, la corrente che ci sarà come conseguenza del campo applicato è proporzionale al campo elettrico. Il campo elettrico serve per avere un movimento. Quindi, volete una corrente? Dovete applicare un campo elettrico, perché applicando un campo elettrico su un portatore di carica libero di muoversi ci sarà una forza, dunque si muoverà. Questo è l'intuito. Molti materiali appunto hanno questa spero di avere questo quaderno, l'ho preso su senza verificare che ci siano i numeri qua. Se i numeri non ci sono qui, vabbè, lo faremo domani, ma sono abbastanza convinto che sia qua dentro. Una tabella delle conducibilità. Spero proprio, sono uscito senza controllare. Se non sono qua è un peccato. Vabbè, niente di grave. La vedo brutta, dovrebbe già essere presente la tabella. Mannaggia me. Tabellina, eccola qua, piccolina. Dove la scrivo? Qua. Questo sigma, che si chiama la conducibilità, nel sistema internazionale è espresso in ohm alla meno 1 metri alla meno 1.
per il momento sono delle nozioni che poi avranno più senso più le usiamo. Il senso che ho, motivo per cui lo voglio parlare adesso, è questo: che se avete un campo elettrico, le cariche si muoveranno. Cariche in movimento sono una densità di corrente. Materiali ohmici, la corrente è proporzionale, la densità di corrente è proporzionale al campo elettrico. Quindi, per un dato materiale, se raddoppiate il campo elettrico, raddoppierete la corrente. Se triplicate il campo elettrico, triplicherete la corrente, la densità di corrente. Questo simbolo qui, faccio una tabellina. Per esempio, l'argento è un valore che io ho qua nel mio quaderno, 6,30 con tre cifre per 10 alla 7 nel sistema internazionale. Cosa? Ohm alla meno 1, metro 1, meno 1. Diremo più avanti cos'è un ohm. Questo è solo un numero, una tabella per familiarizzarvi col fatto della linearità. Il rame, silenzio, se no dico arrangiatevi. L'ultima volta che lo dico, silenzio o dico arrangiatevi? Quindi approfittate del tempo che impiego per chiudere la porta per vedere le vostre puttanate mentre io chiudo la porta. Adesso silenzio di tomba. Mettiamo anche l'ora, va? Che 4 e 52 per 10 alla 7. Poi aggiungo altri. Guardate qua, faccio un grafico. Materiale 1, materiale 2. Quale dei due materiali conduce meglio? L'espressione conduce meglio è quello che ha una conducibilità più alta. La conducibilità è la pendenza della retta. Cioè, dato un campo elettrico, qual è quello che ha la densità di corrente più alta? Dato un campo elettrico, quello che ha la densità di corrente più alta è quella che conduce meglio. Questo è il modo di parlare. Quindi, guardando quei due grafici, quale dei due, la retta 1 o la retta 2, rappresenta il materiale che conduce meglio? La 2. A parità di campo elettrico, quello che conduce meglio è quello che ha la densità di corrente più alta. Quindi, a parità di campo elettrico, questo ha questo valore di densità di corrente e questo ha questo valore di densità. La 2 conduce meglio. Quindi, chi conduce meglio di questi che ho scritto finora? L'argento. Poi il rame. Poi l'oro. Perché si usa il rame e non l'argento? C'è un altro motivo. Il rame, l'argento si ossida di più, è difficile fare saldature. Il rame, quello che si ossida meno è l'oro, no? L'oro è prezioso per quello. Quindi, paradossalmente, se voi volete avere dei buoni contatti, vi conviene usare oro. Perché non avete la patina dell'ossido, che è difficile fare la saldatura. Ma l'oro costa tanto. Questo costa meno dell'oro, conduce meglio, ma è più difficile saldare perché c'ha tutta questa ossidatura. Avete posate di argento a casa? Qualcuno? Se uno non le lucida, si ossidano, diventano brutte, grigie. Anche il rame si ossida, un po' meno. Ma dal punto di vista di conducibilità, l'argento conduce meglio. Poi, quale sia il meglio da usare per esigenze pratiche, uno deve trovare il compromesso tra costo e ossidazione. Tenete in mente la forza di gravità. Il ferro, un altro metallo. Anche questo è il problema della ruggine, no? Dell'ossido. Però è anche molto peggio come conducibilità. Poi, per esempio, la grafite, questa è interessante, il carbonio. Di grafite ci sono addirittura due valori che riporterò.
c'è un valore. La grafite cos'è? La grafite, intanto cos'è il diamante? Il diamante è il carbonio dove sono legati in posizioni molto rigide, in, diciamo, una geometria un po' tetraedrica, come un tetraedro. E quindi ogni atomo di carbonio è legato nello spazio tridimensionale in una posizione molto ben definita da questi specie di tetraedri. La grafite, che è sempre carbonio, gli atomi non sono vincolati nello spazio, ma in un piano. E quindi voi avete, per esempio, il piano dei fogli di questo quaderno, dove ogni piano, l'atomo di carbonio che appartiene a un piano è vincolato a quel piano, ma i piani tra di loro possono scivolare tra di loro. Quindi io riporterò due valori, uno perpendicolare ai piani e l'altro parallelo ai piani. Ok? Quindi la grafite sono tanti piani di carbonio che possono scivolare abbastanza tra di loro, facilmente tra di loro. Quindi riporterò il valore perpendicolare e il valore parallelo, d'accordo? Perpendicolare, quindi facciamo così, perpendicolare ai piani, ho 2 per 10 alla 5. A paralleli al piano, io vedo 3 per 10 alla 2. È molto peggio, circa, ovviamente, è peggio. Paralleli al piano, perpendicolare al piano è un po' più alto. Il diamante, che invece è sempre carbonio, ma gli atomi sono vincolati in 3D, tre dimensioni, è pazzesco, 10 alla meno 13. Fa schifo il diamante come conduttore. Schifo. Ordini di grandezza, guardate gli ordini di grandezza, sono 20 ordini di grandezza tra l'argento e il diamante. E solo avere gli atomi che sono vincolati 3D o liberi di muoversi in un piano, o di avere i livelli sul piano, ma il piano cambia tutto, no? Interessante questo fatto. L'acqua di mare, questo è un valore che ho trovato. Come si scrive acqua? H2O. Di mare. L'acqua di mare non è distillata, c'ha dentro ioni, c'ha dentro sali. L'acqua di mare a me è venuto 4,8. Per 10 alla 0, 4,8. Questo è 300, 20.000, questo è 5, per 10 alla 0. Poi ho l'acqua potabile. Quindi di mare vuol dire che ci sono sali dentro, ci sono ioni, gli atomi, le molecole dei sali sono sali ionici e quindi quando li mettete in acqua il sale NaCl, avete un ione di sodio e un ione di cloro, quello di sodio è positivo e il cloro è negativo, ok? Invece acqua potabile, quindi che si può bere, non distillata, che si può bere, ovviamente tutto un intervallo di valori a seconda di quanti sali ci sono nelle acque. Voi prendete una bottiglia di acqua minerale e guardate l'etichetta e vi dice quanti sali e che sali ci sono. L'acqua distillata è senza sale, ma l'acqua potabile ha i suoi sali e avrete tante acque, avete le acque con pochi sali, acque con molti sali e avranno una conducibilità che dipende da quanti ioni liberi, quanti portatori di carica liberi ci sono nell'acqua. Quindi io ho un intervallo qui, ma sono i valori indicativi questo. Il valore più grande è 5 per 10 alla 2, alla meno 2, 5 per 10 alla meno 2, e il valore più piccolo che ho trovato, questi sono indicativi, 5 per 10 alla meno 4. Ci sono delle acque con meno ioni e che conducono meno, acque con più ioni che conducono di più. Questo è quello che conduce di più, questo è quello che conduce di meno. Il diamante finora è la sostanza che conduce meno su questa tabella. Poi ho il vetro, dove lo scrivo qua. Il vetro, io ho un intervallo di valori 10 alla meno 11 fino a 10 alla meno 15. Quindi ci sono dei vetri che sono, conducono meno del diamante.
Poi ho il teflon. Credo che si scriva così in italiano. Il teflon è anche qua un range di valore, il valore più grande è 10 alla meno 23 e il valore più piccolo è 10 alla meno 25. Okay. Quindi vedete la cosa interessante? Che quanti ordini di grandezza ci sono tra il migliore che ho della tabella e il peggiore? Il peggiore sono 25 più 7, quindi sono 32 ordini di grandezza. 32 ordini di grandezza. Se non sbaglio, la conducibilità è una delle grandezze fisiche che ha una più grande escursione di valori possibili. Questi materiali ohmici, ok? Quindi diciamo che questi conducono bene e questi conducono male, ok? Quindi un buon conduttore ha una pendenza molto alta, un cattivo conduttore ha una pendenza bassa, d'accordo? Poi c'è un concetto in qualche modo opposto a quello di conduzione. Diciamo che un materiale che conduce bene, cosa si intende? Un materiale che conduce bene è un materiale che ha una conducibilità grande. Cosa vuol dire? Che dato un certo campo avrà un grande corrente. Invece un materiale che conduce male, dato un campo, avrà un piccola corrente. Quindi il materiale che conduce di più, diremo che ostacola meno la conduzione di una corrente, quindi quello che conduce poco, diremo che resiste. La corrente fluisce malvolentieri, ok? Un conduttore è uno che ha un grande sigma. Un isolante o qualcosa che resiste è una cosa che invece per un dato campo passa pochissima corrente. Qual è il migliore isolante qua? Per un dato campo passa pochissima corrente. È il teflon, no? O il vetro, o il diamante. Quindi abbiamo i conduttori e gli isolanti. Cos'è un isolante? È un isolante, qualcosa dove quando voi applicate un campo elettrico, i portatori di carica fanno molta, molta, molta fatica ad avanzare. C'è poca corrente che passa. D'accordo? E c'è un concetto un po' l'inverso di questo. L'inverso è la resistività e si indica spesso col simbolo Rho. Di nuovo, non dovete perdervi in un bicchiere d'acqua. Questa Rho non è la densità di carica, è un altro simbolo. I simboli sono finiti, no? Finiti voglio dire che non sono infiniti, quindi riuseremo più volte lo stesso simbolo. Dovete capire dal contesto. La resistività è 1 sulla conducibilità, quindi questa è la resistività e questa è la conducibilità. La resistività è l'opposto della conducibilità, quindi un buon conduttore, quello che ha un grande valore di sigma, ha un piccolo valore di Rho, quindi ha una piccola resistività. Invece un cattivo conduttore ha un grande valore di resistività. Quindi il mio consiglio, poi riprenderemo la legge di Ohm più avanti, è chiaro, perché devo ancora parlare di tante cose. Ne ho voluto parlare adesso perché voglio che voi cominciate a capire che un portatore di carica si accelererà, sentirà una forza nella misura in cui c'è un campo elettrico. Quindi se c'è un campo elettrico, il portatore di carica si muoverà e muovendosi darà origine a una corrente. È una corrente. E materiali dove la corrente è facile farla muovere è perché applicato un campo la corrente risponde subito, cioè il materiale applicato un campo elettrico, il portatore di carica comincia a fluire, dando origine quindi a una densità di carica, densità di corrente, il flusso della quale si chiama corrente elettrica. D'accordo? Meditate su questo. Se la sigma è espresso in ohm alla meno 1 metro alla meno 1, la resistività si esprime in ohm metro. Quindi nel sistema internazionale questo è ohm metro.
Questo invece è ohm alla meno 1, metro alla meno 1, ok? Poi ricicleremo questa idea più tardi. Adesso vorrei convincervi di un altro fatto molto importante. È una legge della natura che è nascosta nelle equazioni di Maxwell. Shh. Non è una legge indipendente, è una legge che è nascosta nelle equazioni di Maxwell. Molto importante. Quindi userò la per ricavarla, molto passaggi molto semplici, classica domanda da 22, qualcosa del genere. Uno scrive l'equazione di Maxwell, in particolare scrive quella di Ampère Maxwell. Come si scrive? La scrivo col linguaggio degli integrali. Quindi è la circuitazione del campo, questa è la legge Ampère Maxwell. Qual è la legge per Maxwell? Dice che la circuitazione del campo magnetico, di quello che io chiamo il campo magnetico, ripeto, gli ingegneri lo chiamano l'induzione magnetica, io lo chiamo il campo di campo magnetico, è un concetto più elementare il mio, è mu0 per il flusso. I gesti sono veramente insopportabili. Oh, questo vibra un po' meno. Ripeto, questa roba qua si chiama la corrente di conduzione, tutta questa roba qua, compresa la epsilon 0, si chiama la corrente di spostamento. Forse è il caso, prima di continuare, che io vi dica i valori numerici di epsilon 0, mu 0, perché è la classica domanda che faccio a tutti, i valori numerici. Quindi nel sistema internazionale, epsilon 0, che si chiama cosa? Ha due nomi. Uno, un nome la uso pochissimo, mi scappa pochissimo usarla, si chiama la permittività del vuoto. Io uso la costante elettrica del vuoto, ok? Sono due espressioni. La parola permittività non mi piace, anche perché magari non riesco neanche a scrivere. Epsilon 0 nel sistema internazionale è 8,85 punto 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 per 10 alla meno 12, cosa? Devo ancora dirvi cos'è il farad, ma voglio che voi già cominciate farad su metro. Farad su metro. Il farad è un'unità di misura, per quelli che hanno già fatto un po' di elettricità, parleremo di capacità, di condensatori, e del concetto di farad. Il farad è l'unità di misura della capacità elettrica di un condensatore. In onore del signor Faraday. Va bene? Quindi questi sono picofarad su metro. Silenzio! Mu0 è permeabilità magnetica del vuoto. Mu0 è 4 pi greco. Per 10 almeno 7 cosa? Adesso epsilon 0 è un parametro che compete all'elettricità, fenomeno dell'elettricità. Questo lo sto chiedendo a chi ha già sentito un po' di nozione di elettricità, chi ha già fatto un po' di circuiti, forse liceo scientifico, qualche istituto tecnico, dipende, perché sembra che il liceo scientifico e il cassino non abbiano fatto un tubo. Invece c'è scientifici di altre città hanno più idee più chiare. Il farad è il condensatore, farad misura la capacità. Allora, in un circuito voi potete avere il condensatore, ma al di là dell'eventuale resistenza dove parleremo del comportamento ohmico, tante volte viene raffigurato anche un solenoide. E il comportamento di un solenoide si parla di induttanza. E in cosa si misura l'induttanza? In Henry. Quindi questo è Henry su metro.
Epsilon 0, elettricità, Farad. Mu 0, magnetismo, Henry. Tutte e due, Farad su metro, Henry su metro. I numeri sono questi. Vi faccio presente che Epsilon 0 per Mu 0, quello che fra l'altro compare qui, quel prodotto lì, vale 1 su C quadro, dove C è la velocità della luce. Quindi la legge potrebbe anche essere scritta qua con 1 su C quadro, ok? Quindi in realtà basta che uno si ricordi C e uno qualsiasi di questo e ricava l'altro con la formuletta che è epsilon 0 più 0 1 su C quadro, ok? Va bene, torniamo a questo discorsetto molto importante. Qual è il disegno che accompagna questa formula, questa legge? Il disegno è una curva chiusa e una superficie che è aperta, che abbia questa curva chiusa come l'oro del suo buco. Adesso chiudete quel buco, chiudete il buco, cioè fate collassare questa curva su un punto, chiudete la superficie. Cosa succederà? Questo, che è una circuitazione, nella misura in cui la curva collassa un punto, la circuitazione vale 0. Quindi quando chiudete C, chiudete il buco, cosa succede? Che la superficie S diventa cosa? Chiusa. In particolare, la circuitazione, il lato sinistro di questo, quando chiudete il buco, quindi la C che collassa al punto, questo collassa a 0, vale 0 quando chiudete la superficie. E quindi ho 0 uguale alla somma di questi due. Quindi con la superficie chiusa io ho 0 uguale a questo, valutato però su una superficie chiusa, quindi metterò il cerchio, mu 0 superficie chiusa, più mu 0 epsilon 0 derivati rispetto al tempo di un flusso sulla superficie chiusa. Quindi adesso la superficie è chiusa, avete chiuso il buco, la circuitazione è 0, quindi 0 uguale alla somma di questi due pezzi. Ovviamente questo più questo deve essere 0, non è certamente la mu 0 che è utile, quindi io posso fare a meno di scrivere la mu 0, scrivo così, questo, dovrò andare a comprarmi dei gessi perché questi sono veramente insopportabili. Questo diventa questo, ho semplicemente portato questo dall'altra parte, l'epsilon 0 è su entrambi gli addendi e non mi interessa, d'accordo? Ok? Adesso guardate quella roba che è sotto l'operatore di derivata, è il flusso attraverso la superficie chiusa del campo elettrico. E cos'è questa roba? Questa roba, per la legge di Gauss del campo elettrico, è proprio uguale a 1 su epsilon 0 per la carica interna. Questa roba qua, questa che è dentro la parentesi quadra. Perché adesso che ho chiuso la superficie, ha un interno e quindi vale la legge del flusso del campo elettrico attraverso la superficie chiusa, che è uguale a 1 su epsilon 0 per la carica racchiusa da quella superficie. Quindi concludo che questi gessi li odio, ve lo scrivo in giallo, più drammatico. Molto interessante sta legge.
dice, se questa è una superficie chiusa, eccola qua, è una superficie chiusa, qualsiasi, e io vado a vedere quanta carica racchiude in un certo istante del tempo, io vedo la carica Q in un certo istante del tempo, se vedo che la carica, quella carica diminuisce nel tempo, cioè se vedo che la derivata di Q della carica interna, è chiaro, carica interna rispetto al tempo, se dovesse essere negativo, se dovesse essere negativo, cioè al passare del tempo, prima vedo, non so, un certo numero di coulomb, 100 coulomb, e dopo un secondo vedo 90 coulomb, è calato il numero, cosa mi dice questa legge? Se questo è negativo, negativo, il segno meno di una cosa negativa vuol dire che questo è positivo. Cioè questo implica che questo è positivo. Cosa vuol dire? Il motivo per cui cala la carica è perché la carica è uscita dalla superficie. Guardate, quello è il flusso della densità di corrente attraverso la superficie. Avere il flusso positivo vuol dire che se questo è un elemento di aria, e l'elemento di aria, come sono orientati questi qua quando la superficie è chiusa? Da dentro verso il fuori. Quindi è così. Questo è l'elemento di aria. Dire che il flusso di J è positivo vuol dire che in media la J sta uscendo, uscendo, uscendo. Cosa vuol dire? Che l'unico motivo per cui la carica racchiusa alla superficie sta diminuendo è che stanno uscendo le cariche. Cariche che erano dentro sono uscite. Quindi la carica è diminuita per il semplice fatto che è fuoriuscito. Viceversa, se questo doveva essere, se dovesse stato, se fosse stato positivo, se al passare del tempo la carica racchiusa nella superficie sta aumentando nel tempo, che so, era 100 coulomb e poi diventa 110, la positività di questo implica la negatività di questo. E la negatività del flusso vuol dire che la freccia gialla adesso ha sta entrando. Quindi il motivo per cui la carica sta aumentando è perché delle cariche stanno entrando nella superficie. Ok? Quindi la carica cambia in un certo volume, in una scatola, la carica cambia a seconda che le cariche stiano escendo o entrando. Se escono, la carica diminuisce. Se la densità di corrente è entrante, la carica sta aumentando. La J è una carica che si muove. Quindi avere una carica che cambia nel tempo è perché la carica si sta spostando, sta andando altrove, oppure sta arrivando. È importante questo fatto. Questa legge qui si chiama la legge della conservazione della carica elettrica. La carica elettrica non cambia mai, casomai si sposta. Quindi in una certa scatola, se la vedete calare, non è che è sparita, si è spostata, è andata altrove. È importante questo fatto. Alcuni confrontano, paragonano questo con i soldi. Se voi avete un conto corrente, in un certo istante ci sono 1000 euro, e dopo un lasso di tempo i soldi sono calati, sono usciti dal conto, sono andati altrove. Se arrivano soldi, il conto sale. Ma l'analogia dei soldi non è buona, in realtà. Perché se io non lo farò mai, a parte il fatto che non sono abbastanza ricco per farlo, 5 euro, non li farò neanche con 5 euro. Questi non è come la carica di un elettrone. Perché io potrei prendere un fiammifero e distruggerli. Sono più spariti. Oppure, se avessi una stampante di soldi falsi, potrei generare dei soldi che non c'erano prima, potrei farli sparire. Se poi non li trovo più nel mio portafoglio, in realtà non ci sono perché li do al barista e vanno altrove, ma se io lo brucio, sono spariti.
Quindi l'analogia dei soldi è buona, ma spingetela all'estrema conseguenza per interiorizzare ancora di più la differenza tra i soldi e la carica elettrica. La carica elettrica è indistruttibile, casomai si sposta, non ne vedete più perché è andata altrove, o ne vedete di più perché ne è arrivata. E quando si scrive questa legge nel linguaggio, tante volte si scrive anche così, cioè metto il segno più uguale a zero, è la stessa cosa, no? Come si scrive questa equazione, questa legge della conservazione della carica elettrica nel linguaggio degli operatori differenziali? Si scrive così. Tanto metto sta, dov'è il giallo che ce l'aveva qua? Nel linguaggio degli operatori differenziali questa stessa legge si scrive così: la divergenza di J più la derivata parziale rispetto al tempo di Rho è uguale a zero. Sono le stesse, la stessa legge scritta con il linguaggio degli integrali e il linguaggio degli operatori differenziali. Ok? Quindi è un altro modo per cominciare a capire cos'è la divergenza. Cos'è la divergenza? Pensate al teorema della divergenza. Avete una scatoletta, calcolate il flusso, divergente per il volume, d'accordo? Quella è la stima della divergenza. Ma in ultima analisi è un flusso attraverso una scatola chiusa. Quindi questo, se è positivo, vuol dire che questo è negativo. Esattamente dalla stessa quantità, perché dovete sempre avere zero. Se questo cresce, se questo è grande, questo deve essere negativo, grande, lo stesso valore, per avere zero. Ok, facciamo una breve pausa.